esattamente a Vottignasco, e andiamo a vedere la scheda che ha preparato la nostra redazione. Vottignasco è un comune di 550 abitanti della provincia di Cuneo. In base ad uno studio etimologico dei toponimi, è possibile che il nome del luogo sia di origine celtica a motivo del suffisso asco. Al nome Vottignasco si vuole attribuire una derivazione latina, vitis, che sta ad indicare un luogo adatto alla coltivazione della vite. Il primo insediamento risale al IX secolo e si trovava nella zona del castello. Tra le chiese e gli edifici religiosi ricordiamo la parrocchiale della Sacra Famiglia, la chiesa della Confraternita del Gonfalone, la cappella di San Rocco in località Tetti Falchi e la cappella della Madonna dei Boschi. Molto importante, sicuramente merita un cenno, il presepe vivente di Vottignasco, nato per iniziativa del gruppo spontaneo Amici del Presepe nell'autunno del 2009. Dopo una serie di incontri volti a gettare le basi di questa sacra rappresentazione, vengono coinvolti l'Associazione Turistica Pro Loco di Vottignasco, la Parrocchia della Sacra Famiglia e l'amministrazione comunale. Il gruppo Zamponiere di Vottignasco, unico in provincia di Cuneo, è nato nei primi anni Ottanta per opera di due persone, Modesto e Pierino Cigottero, desiderose di imparare a suonare le zampogne in occasione delle feste e delle celebrazioni natalizie che si tenevano in Vottignasco. Un prodotto tipico di Vottignasco potrebbe essere il fagiolo. Nome abitanti, vottignaschesi, patrono, Madonna del Bosco, giorno festivo il 24 giugno. E allora entrino gli amici di Vottignasco! Ed eccoli qui gli amici di Vottignasco, che bella delegazione, che bella rappresentativa, capitanata dal vice sindaco Massimo Ariaudo, e poi abbiamo, cos'è, l'assessore? No, lui è per i presenti. Lui è Sergio Silvestro, e poi abbiamo anche il vostro gonfalone, portato da Massimo Cismondi, che è assessore. Assessore, sport e manifestazione. Ecco, perché voi siete venuti a presentare una manifestazione molto importante, benvenuti. Devo dire che siete i primi a rappresentare il presepe, perché mi pare che la prima rappresentazione è una delle prime che viene effettuata, sì, sicuramente, sì, sì. Ecco, è la quarta rappresentazione, la quarta edizione di questo presepe vivente nel centro storico di Vottignasco, sabato 8 dicembre? Sì, la prima data è il sabato 8 e poi il venerdì 24. Ecco, come mai, vice sindaco, cominciare così presto? Ma è stata una scelta dettata dal fatto di non andare ad accavallarsi con altri presepi, magari anche più famosi, quindi per non avere meno pubblico, per cercare di avere, ecco, più pubblico. Però vedo anche lunedì 24 dicembre, vigilia di Natale, ce ne sarà un'altra rappresentazione? Sì, quella è quella classica, che poi sarà prima della messa di mezzanotte, più che altro per la gente che vorrà venirci a trovare, ma è proprio per i paesani che vorranno partecipare. Allora adesso andiamo nella parte tecnica, intanto la regia sta mandando in onda delle foto che illustrano un po' le precedenti edizioni di questa vostra manifestazione. Allora, dov'è Sergio? Tu sei il delegato, insieme alla Pro Loco, insieme agli amici del presepe, l'associazione degli alpini, quindi siete in tanti a lavorare a questa rappresentazione. E dimmi un po', che cos'ha di particolare la vostra rappresentazione? La nostra rappresentazione è fatta nelle vie di Vottignasco, c'ha tutte capanne fatte in bambù, è una cosa che nessun paese qua attorno ce l'ha. Poi si entra in una cassina vecchia dove ci sono tutti i posti, i vari mestieri, i vari figuranti e tutto, e si arriva alla fine del percorso in una stalla dove ci sarà Giuseppe e Maria, che sarà tutti, ecco. Nel corso però di questa sacra rappresentazione ho letto che ci sono anche presenti
signori che rappresenteranno appunto gli antichi mestieri. Gli antichi mestieri che sono il fabbro, le filande, la rotino, c'è il contadino, c'è i pastori, ci sono tutti. Lasciamo un po' di sorpresa. Senti, per chi volesse venire a vedere questa sacra rappresentazione, cosa deve fare? Deve arrivare lì verso che ora? Dal sabato 8, il giorno dell'Immacolata, dalle 19 alle 23, e viene ripetuto di nuovo al 24, sempre dalle 19 alle 23. Ecco, non c'è un ingresso particolare? Parcheggi, come andiamo? Sì, parcheggi ci sono, non c'è problema. Venite pure tanti, è una cosa particolare, un presepio particolare.